Buonasera e ancora buone feste dalla redazione di ETV, nuovo appuntamento con la nostra informazione regionale. In apertura un'ampia pagina di cronaca, andiamo subito sull'Appennino modenese a Fanano, dove c'è stata purtroppo una tragedia nel giorno di Natale. Due fratelli sono morti nella loro abitazione, uccisi dal monossido di carbonio. Le vittime sono Paolo e Dino Cavallini, di 64 e 57 anni, entrambi celibi e pensionati. L'allarme è stato dato da alcuni parenti che li aspettavano per il pranzo di Natale, non vedendoli arrivare, né riuscendo a contattarli, hanno chiamato i carabinieri, intervenuti poi coi vigili del fuoco. Il micidiale gas che li ha asfissiati sarebbe fuoriuscito a causa del malfunzionamento di una vecchia stufa. Le salme sono state portate alla medicina legale di Modena, l'abitazione è stata posta sotto sequestro. I due fratelli erano molto conosciuti a Fanano. Paolo Cavallini, il più anziano, era stato a lungo direttore della banda musicale del paese, mentre Dino era un ex vigile urbano. E ora andiamo nel Reggiano. Tre persone sono morti da altrettanti incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore nel Reggiano appunto e nel Modenese. Una donna di 58 anni è stata investita e uccisa verso le 18 di ieri a Bagno, in provincia di Reggio. Anna Smith, di origine polacca, si trovava vicino alla pensilina di un autobus nei pressi delle strisce pedonali ed è stata falciata da un'auto, una Citroen, che pare procedesse a forte velocità. Stiamo vedendo proprio le immagini dell'incidente. La donna, che faceva la badante e abitava a Masone, è purtroppo morta sul colpo. L'altra vittima è un giovane brasiliano di 23 anni, morto la sera della vigilia a Canolo di Correggio. Era la guida di un Fiat Doblò che, forse per l'asfalto ghiacciato, si è schiantato contro un albero. E sempre la sera della vigilia ha perso la vita anche una 21enne di Bonporto, in provincia di Modena. Viaggiava sulla propria Ford Ka, che in via Canaletto si è scontrata con una Mercedes. E ancora cronaca, grave infortunio proprio questo pomeriggio a Lizzano in Belvedere, sull'Appennino bolognese. Una ragazza di 28 anni è precipitata in un dirupo mentre faceva un'escursione con i ramponi diretta verso il rifugio Cavone. Era in compagnia di un'altra persona, ma avrebbe perso l'equilibrio scivolando a valle per circa 200 metri. È stata soccorsa con l'elicottero del 118 di Bologna Soccorso e portata all'ospedale Maggiore in gravissime condizioni. Dopo la tradizionale messa della notte della vigilia, in cui l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Carlo Caffarra, ha toccato i temi della crisi e della disoccupazione, ieri pomeriggio c'è stata la Santa Messa di Natale, sempre nella cattedrale di San Pietro, trasmessa in diretta da ETV. Nella sua omelia l'arcivescovo si è rivolto ai fedeli per metterli in guardia sui modi in cui al giorno d'oggi vengono presentati il cristianesimo e la stessa solennità del Natale. Ma sentiamo le sue parole. Ma vi devo mettere in guardia, perché oggi è in atto una presentazione della proposta cristiana tale che la priva di ogni scandalo. E ciò avviene ogni volta che si riduce il cristianesimo ad una dottrina religiosa o morale, mettendo in secondo piano la persona del Verbo incarnato. Ciò avviene soprattutto nella solennità odierna, quando il grande fatto della incarnazione di Dio diventa semplicemente l'occasione per parlare di altro: la pace, la fraternità, l'accoglienza reciproca, la tolleranza e così via e così via. Cari amici, la vera, unica, ultima domanda però è alla fine una sola: è vero o è falso che il bambino oggi nato da Maria è Dio? Il resto, senza la risposta a questa domanda, sono chiacchiere che servono solo a far prendere un po' di aria ai nostri denti.
Invitato da Don Tarcisio Nardelli, responsabile diocesano per le missioni, il sindaco di Bologna, Virginio Merola, parteciperà alla delegazione di bolognesi guidata dal vicario generale Monsignor Silvagni in partenza il 28 dicembre per la missione di Ukosami in Tanzania. Il viaggio di Merola terminerà il 3 gennaio. Il sindaco, che parteciperà a titolo di testimonianza personale e dunque a proprie spese, è stato precisato, porterà il saluto di Bologna alle missioni che visiterà e il sostegno alle iniziative di collaborazione fra i popoli che fanno onore alla nostra città e ai nostri paesi. Torniamo alla cronaca. Due importanti operazioni antidroga sono state condotte proprio in questi giorni di Natale dai carabinieri a Modena e a Reggio Emilia. Due cani delle unità cinofile dell'arma, Mustafa, un labrador di 9 anni, e il collega Argo, un pastore tedesco di 6 anni, hanno contribuito a sgominare una banda di marocchini dedita allo spaccio di cocaina in provincia di Modena. Il blitz è scattato alla periferia di Zocca, dove i militari, con l'aiuto appunto dei due cani, hanno sequestrato oltre un etto di cocaina. In manette sono finiti 5 marocchini. A Reggio Emilia un'altra operazione antidroga che ha permesso di sequestrare oltre 2 kg di hashish e di arrestare 4 persone, successo a Minghetta, territorio di Viano. Nei guai in questo caso sono finiti 4 giovani della zona fra i 22 e i 29 anni. Secondo i carabinieri l'attività di spaccio serviva per realizzare il loro sogno, cioè aprire un birrificio artigianale. Ha trascorso la notte della vigilia e quella di Natale bloccata in ascensore. È successo a Forlia, una pensionata di 78 anni. La disavventura, per fortuna a lieto fine, è cominciata verso le 17 di venerdì in una palazzina di via Volturno. L'anziana si è trovata bloccata nell'ascensore mentre tornava in casa dopo essere scesa in cantina a prendere alcune bottiglie d'acqua. Senza cellulare a disposizione ha pigiato il tasto dell'allarme, ma nell'edificio non c'era nessuno che potesse sentirla. Mantenendo la calma e portando anche il freddo, ha dovuto aspettare addirittura fino a ieri pomeriggio, quando i primi condomini che erano fuori per le feste sono rientrati. In tutto il tempo si è alimentata bevendo l'acqua che stava trasportando. Ci spostiamo da Forlì a Rimini. La madre gli ha rifiutato la paghetta e così un 28enne ha cercato di appiccare fuoco alla casa. È successo oggi pomeriggio a Morciano, in provincia di Rimini. Sono poi intervenuti i carabinieri che insieme ai vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Secondo quanto è stato ricostruito, il giovane, dopo aver aspramente litigato con la mamma che gli rifiutava una paghetta di 50 euro, è andato in camera e ha cosparso il letto di liquido infiammabile. Poi ha appiccato il fuoco. Per lui quasi sicuramente scatterà una denuncia. Restiamo nel riminese. Un cacciatore impegnato in una battuta di caccia a Montefiore Conca ha ferito ad una gamba involontariamente un compagno di battuta. A sparare è stato un operaio di 51 anni, mentre il ferito è un commerciante di 47 anni che è stato colpito a un ginocchio. È finito poi all'ospedale di Rimini, giudicato guaribile in 40 giorni. Torniamo a Bologna. Prosegue fino al 15 gennaio la mostra sui presepi allestita a Palazzo Caprara, sede della Prefettura di Bologna. Il pezzo forte è senza dubbio il presepe bianco, quello presentato al Papa durante la sua visita a Napoli, che si sviluppa su una superficie di 15 metri quadrati con oltre 200 pastori e 100 animali. Ma accanto a quello partenopeo ci sono opere ispirate alla tradizione bolognese, siciliana, marchigiana e toscana. Sono solo alcuni dei presepi allestiti a Palazzo Caprara alla mostra sulla tradizione presepiale in Italia. L'anno scorso, come ricorderete, abbiamo presentato la tradizione dei presepi napoletani e bolognesi. Beh, quest'anno, anche in onore del 150esimo, la mostra dei presepi è una mostra che riguarda tutte le tradizioni presepiali d'Italia. E poi quest'anno, oltre a questa mostra che nella loggia di Palazzo Caprara, come l'anno scorso, abbiamo anche un presepe di particolare rilevanza che è nel Salone della Guardia della Prefettura e che credo sia il più grande presepio degli ultimi 60 anni in Italia. Cosiddetto presepe bianco, inaugurato dal Papa Benedetto XVI nel 2007 e che per la prima volta in mostra qui a Bologna, e che mi auguro, anche perché lo merita veramente, possa essere visto da tutti i bolognesi e da quanti si trovano a passare per Bologna. Un'altra cosa che mi fa piacere sottolineare è che quest'anno, avendo realizzato, come anche l'anno scorso, un catalogo di questi presepi e avendo realizzato anche, avendo a disposizione anche il libro del presepe bianco, quello di cui ora le ho parlato, il presepe
che è nel Salone della Guardia. Ebbene, il ricavato di questi cataloghi sarà tutto dato in beneficenza e in favore delle popolazioni alluvionate della provincia della Spezia, in particolare per la ricostruzione di una scuola del comune di Porrettavaro. Buone notizie per gli sciatori. Da oggi sono ben 25 i chilometri di piste percorribili sul Cimone grazie all'apertura del collegamento fra Passo del Lupo e Cimoncino sull'Appennino modenese. Dalla vigilia di Natale sono aperti tutti gli impianti a Passo del Lupo tranne la seggiovia Esperia e alle Polle, a parte la seggiovia Piancavallaro. Sempre da sabato anche sul Cimoncino sono operativi tutti gli impianti tranne quello del secondo tronco e al lago della Ninfa. È stata garantita anche la praticabilità del tracciato di collegamento tra Polle e Passo del Lupo. Anche gli escursionisti oltre agli sciatori possono beneficiare degli impianti e con l'apertura della funivia Passo del Lupo Piancavallaro possono portarsi in quota. Per le famiglie è invece in funzione il baby park in zona Lago Ninfa e Cimoncino. C'erano anche l'ex CT della Nazionale Azzurra Roberto Donadoni e il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri ai funerali di Sergio Buso, ex portiere ed ex allenatore del Bologna e anche del Modena, morto alla vigilia di Natale di leucemia. La cerimonia funebre è stata officiata nella chiesa di Sant'Egidio a Taranto, dove Buso, nato a Padova 61 anni fa, abitava con la moglie e le due figlie. Nella sua lunga carriera Buso, tra le altre cose, è stato vice di Donadoni in Nazionale dal 2006 al 2008, poi al Napoli nel 2009. In seguito ha continuato a collaborare con l'ex CT azzurro anche di recente, nonostante la malattia. Ai funerali di Sergio Buso hanno partecipato diversi dirigenti di società di calcio, allenatori, ex giocatori e giocatori in attività. Ed è davvero tutto per il TG regionale. Grazie per essere stati con noi. Buona serata e ancora buone feste.